Ciao ragazzi, benvenuti in questo bellissimo canale. Giochiamo contro Ioe Verdi dalla Indonesia. E ci gioca la siciliana. E proviamo questo gambetto wing. Gambetto interessante che abbiamo anche un po' analizzato nella sezione Edu Plus del canale, che vi invito a insomma, darci un'occhiata. E il nero ha un approccio particolare, qua gioca i 5, che ok, è una mossa che si può fare. Diciamo che il bianco qua può anche giocare come se stesse giocando una e4 e 5, di fatto, con questa situazione particolare sul lato di donna. E vediamo un po' cosa succede. Spesso arrivano posizioni molto creative, interessanti da questo gambetto, che ok, non è del tutto corretto, però. A noi cosa ce ne frega? Donna F6 sicuramente non è la mossa più accurata qui. Uscire di donna è una cosa che non si dovrebbe fare nelle prime mosse. Quindi abbiamo delle idee. Ad esempio, la donna può essere attaccata dai nostri pezzi, no? Mi viene in mente alfiere G5 in futuro. Mi viene in mente che dopo alfiere B2 l'alfiere si trova sulla stessa diagonale, quindi possono esserci dei colpi di tattica, ma anche semplicemente cavallo C3 con l'idea cavallo D5. Questa può essere un'idea interessante, proprio facendo finta che questa presa non esista. D'altronde il nero già alla seconda mossa avrebbe potuto catturare questo pedone. Decide di farlo ora, però adesso abbiamo questo bel salto con cavallo D5. E attacchiamo la donna e attacchiamo la casa C7, che farebbe un bel doppio. Donna in D6. E ora possiamo giocare A3. Possiamo fare alfiere B2 con l'idea di attaccare qui. Possiamo giocare D4. D4 sembra tosta, perché il nero non può veramente mangiare per via di alfiere F4, con infilata, diciamo, a queste due case. Vediamo, su D4 cosa ci aspettiamo? Io mi aspetto che mi giochi una mossa come cavallo D7 per eliminare questo cavallo con il quale non si può coesistere più di tanto. Ah, su alfiere B2 probabilmente difenderebbe banalmente con cavallo C6. E A3 mi piace anche questa mossa. Questa A3. Però forse su A3 può giocare semplicemente cavallo F6, sempre contendendo il cavallo in D5. Quindi D4 mi piace proprio perché il cavallo F6 non si può fare per via del forchetta Hausner con D per E5. Quindi D4 mi sembra una mossa molto energica e dobbiamo giocare con energia questo genere di posizioni. Naturalmente sono abbastanza certo che questo non sia un modo accurato di giocare con il nero. Donna F6, donna D6. Tanti tempi sono stati persi e il nero rischia parecchio qua. Rischia davvero, davvero tanto. Vediamo adesso, se ci mangiamo questo, lui può giocare cavallo per E5. E su cavallo per E5, donna per E5. Lui sta attaccando un bel po' di roba. Però, alla fine della fiera sembra veramente in difficoltà, anche dopo una mossa come alfiere F4, per esempio. Sembra che ci possa essere già un colpo tattico pesante qua. Nero ha giocato male questo genere di apertura, quindi vediamo. Proviamo a calcolare, presa, presa, presa. Proviamo a vedere se c'è qualcosa subito. Alfiere F4. In questo caso il nero deve mangiare in E4, per forza. E se parassi semplicemente con alfiere E2? Cavallo C7 è un tema difficile da parare, ha un vantaggio di sviluppo spaziale. E la torre è difesa perché l'alfiere nel frattempo si è portato in F4. Mi sembra che sia veramente pesante per il nero. Su alfiere F4 ora forse potrebbe giocare F6, che ok, fa un po' schifo ma regge. Cavallo per E5, F per donna H5. Anche questa sembra niente male in realtà. Proviamo a calcolare alfiere F4, che può essere decisiva allo stesso modo. Alfiere F4, allora, se
Se mangio in F3, rimangio di donna e si viene a creare sempre l'infilata di prima. La donna si deve spostare e arriva a cavallo C7 con conseguente doppio re e torre. Se invece... Quindi su alfiere F4 secondo me lui è costretto a giocare F6. A questo punto abbiamo tante possibilità? No, non troppe. Possiamo mangiare qui. F per donna H5 scacco. Donna G6 non la può fare perché cambio e c'è sempre questo. G6 non la può fare perché mangio qua e alla fine la torre risulta intrappolata. Qui deve fare re di 8. E dopo alfiere per E5 è un disastro. Ok, incredibilmente non ci avrei scommesso troppo, ma questa sembra anche superiore a cavallo per E5. Anche questa mi piace molto, eh. Presa, presa, donna per E4, alfiere 2 e... E per il nero sono solo lacrime qua, eh. Solo lacrime. Quindi va bene, scegliamone una a caso. Facciamo alfiere F4. Speriamo di aver calcolato bene. Cavallo per, donna per. E dopo c'è questo, quindi F6. Secondo me è l'unica mossa qua per non perdere un pezzo. Contrattacchi particolari non ce ne sono. Quindi F6, cavallo per E5, ora F per E5 forzata, arriva donna H5. Sempre ogni volta che si muove il pedone F, questa diagonale corta si indebolisce parecchio. Naturalmente su G6 è necessario aver visto questa variante, donna per E5, scacco, e sul cambio la torre è intrappolata e si minaccia anche sempre cavallo C7, quindi perde torri dappertutto. Quindi... Donna G6, abbiamo detto, cambiamo la donna e questa. E su re D8 ci eravamo fermati a dire che dopo alfiere per E5 è veramente disastrosa la posizione del nero. Però forse ci siamo fermati troppo presto. Allora, G6, possiamo catturare la donna e poi l'alfiere. Quindi cavallo F6, mi posso semplicemente mangiare il cavallo e la donna rimane in presa. Quindi arriva donna E6 e dopo donna E6 un bel matto di alfiere. Una bella miniatura sul gambetto wing. Matto in 12 mosse come Andersen, come Morphy e sta gente. Ok, sarebbe scorretto da parte mia portare questa partita come esempio della forza del gambetto wing. Però è un po'... Ok, il nero, già che possa prendere matto in 12 e ci abbia 2170, non è, diciamo, un brutto biglietto da visita per l'apertura. Quindi abbiamo fatto un paio di video su EduPlus, se volete darci un'occhiata, siamo contenti. Dopo, ok, donna F6 è proprio una mossaccia. Cavallo C3 è ottima. C per D, cavallo D5 e il bianco ha già... La forte iniziativa, D4, cavallo C6, D per E5, la mossa corretta, cavallo per E5. Ok, alfiere F4 è superiore a cavallo per E5. Andiamo a vedere, alfiere F4 è proprio strapersa la posizione, pazzesco. Addirittura, sì, qua il computer suggerisce donna G6, ma arrivano... grossissimi problemi. Dopo donna E6 è proprio matto in una. Vediamo un attimo l'altra variante. Sono curioso di vedere cavallo per E5. Cavallo per E5 perché mi stuzzicava anche questa. Alfiere F4, donna per E4, alfiere E2. Vedete, questa è una bellissima posizione secondo me. Il computer dà vantaggio al bianco, non grande come prima, però il bianco qua ha due pedoni in meno, se non ho contato male. Però tre pezzi sviluppati, in più una minaccia grande come una casa e una velocità di sviluppo veramente paurosa qua. Arrocco, torre 1 e la posizione del nero è veramente un incubo. Quindi va bene, questa partita è stata veloce. Noi ci vediamo domani per un altro video e iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto mettete like, eccetera, eccetera. Ciao a tutti ragazzi!